Nel 1973, eh, quando eh, si ha l'acquisto eh, da parte della famiglia Cinzano a Coldorcia, era attiva con una gran produzione di tante colture, dal grano al tabacco, dalle olive all'uva, una vera e propria eh, fattoria. Mm, quanto oggi eh, è rimasto eh, di questo tipo di struttura? E eh, quale, eh, quali sono le variazioni e, eh, e i cambiamenti dal 73 ad oggi qui a Coldorcia? Ma nel 1973, quando arrivavamo, c'era ancora un'economia un agricola, eh, diciamo, ereditata dal periodo pre-guerra e appunto con eh, questo concetto di fattoria agricola. Eh, c'era addirittura da segnalare che negli anni 50, quando i due fratelli Franceschi si suddivisero la, la collina di, di Sant'Angelo, eh, valutarono con un prezzo maggiore l'ettaro di olivo rispetto all'ettaro di vigna. E per cui insomma, le, le, la situazione era molto diversa. E adesso c'è un ritorno: abbiamo deciso con, con il biologico, con eh, la necessità di eh, ricreare habitat, di eh, avere la biodiversità che ci consente un biologico eh, sano. Eh, abbiamo deciso di eh, riattivare alcuni di, di questi aspetti. Eh, eh, abbiamo tre famiglie che vivono in tre poderi diversi e stiamo eh, in una c'è il porlaio, abbiamo degli orti cerchiamo di piantare alberi da frutta di ricreare la, la diversità anche eh, nell'ultimo nell progetto di reimpianto dei vigneti abbiamo anche eh, aggiunto al, al, al vigneto stesso la siepe intorno al vigneto proprio per avere l'habitat eh, per l'edificazione dei, dei, dei insettivori o delle ehm, lepri, conigli e così via. Per cui eh, bisogna ri, riscoprire il concetto, di, come, come diceva giustamente, della fattoria, fattoria a tutto campo, con la biodiversità, con ehm, l'habitat per, per tutta eh, la catena alimentare. Eh. In un territorio come quello di Montalcino, dove oggi il Brunello, eh, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, la fa da padrone, eh, sembra che la monocultura sia l'unica via possibile. Quanto invece è importante riscoprire appunto, eh, il, la struttura della fattoria e eh, questo, ehm, la varietà da un po' dal sapore antico, che è eh, in realtà autoctono qui a Montalcino. Il riscoprire la fattoria nel senso antico è essenziale, ma ci sono anche comunque le condizioni qua a Montacino. Ricordiamoci che il 50% del territorio Montacino è ancora occupato dalla macchia mediterranea, dal bosco, con tutta la biodiversità che questo comporta. È importante sia dal punto di vista proprio agricolo, di, come si diceva prima, di creare quelle condizioni di biodiversità che aiutano a la conduzione biologica del territorio, ma sono anche importanti per quello che a mio avviso è il futuro di Montacino. In poche parole, il, il potenziale di, di sviluppo di fatturato di Montacino nel vino con il Brunello ha, si è sviluppato nella maggior parte del suo potenziale, ci sarà ancora magari della crescita, ma non sarà esponenziale come lo è stato negli ultimi anni. E secondo me, l'opportunità è quella del turismo legato a questo vino, e questo è un turismo che vuole anche l'esperienza gastronomica, vuole i prodotti della fattoria vuole i prodotti eh, del territorio anche a chilometro zero, ehm, vuole vivere questa, questa diversità che Montacino eh, è in grado di offrire perché non ha mai perso eh, questa biodiversità, come si diceva, il bosco. Ehm, ma anche eh, tanti terreni agricoli eh, usati per seminativi, usati ricordiamoci che poi Montacino è comune nel miele, comune nell'olio, per cui eh, so, esiste la, questa biodiversità, va, va coltivata e mh, io credo che c'è una possibilità di futuro, di crescita futura nel turismo, il turismo legato a questo, a questo aspetto. Allora, l'importanza della biodiversità abbiamo eh, capito che è essenziale qui a Coldorcia, ma siamo in eh, tempo di vendemmia, e quindi, una battuta sulla vendemmia eh, che sta per concludere qui a Coldorcia e eh, sulle aspettative eh, dell'annata 2015. Il 2015 è una bellissima annata, proprio nella tradizione degli anni che hanno il 5, per, uva sanissima, non potevamo sperare in condizioni sanitarie migliori e, e adesso stiamo cominciando a vedere anche in vasca, in fermentazione, dei, dei bellissimi colori, una, una bella estrazione, per cui eh, una gran bella annata eh, decisamente. Dal punto di vista eh, prettamente tecnico, eh, qual è eh, la varietà di produzione di coldorcia e ci racconti un po' le caratteristiche di, della fattoria coldorcia a questo punto? Negli ultimi anni abbiamo sostituito le varietà moderne di, eh, di varie essenze che a coldorcia abbiamo da sempre mantenuto in, in produzione. Quale Grano duro, grano tenero, orzo e avena, soprattutto, eh, con varietà, abbiamo sostituito con varietà eh, più antiche, con, con l'idea di eh, riscoprire, di riportare al consumatore prodotti sempre più sani, sempre più genuini e anche con. Eh, con eh, qualità organolettiche, salutistiche eh, migliori. Tra queste varietà che abbiamo reintrodotto c'è il grano duro eh, Senator Cappelli, che ormai da qualche anno già è conosciuto in è riscoperto in Toscana e è molto adatto alla produzione di pasta. Eh, abbiamo reintrodotto, stiamo reintroducendo anche altre varietà come il Turanicum che è una, un grano duro antico più antico sicuramente del senatore Cappelli abbiamo in mente di reintrodurre anche grani teneri quale il Gentil Rosso o l'autonomia l'autonomia B sono tutte varietà che sono state abbandonate per motivi soprattutto agronomici e produttivi e che oggi con, con il biologico ritornano eh, di, di, di grande attualità. Oltre alle viti e agli ulivi che eh, da sempre eh, fanno parte della produzione di cordorcia ci sono anche altre culture oltre ai grani eh, già raccontati? Sì, mh, per motivi anche di, di rotazione, tecnici di rotazione. Eh, abbiamo inserito anche delle leguminose che, quali appunto il cece il fagiolo in varietà tipiche delle, delle nostre zone si parla di cece piccino di fagiolo toscanello eh, e ultimamente c'è venuto proprio l'idea di eh, tornare all'antico all'antico degli anni 60 quando i nostri fabbricati erano utilizzati come seccatori del tabacco, eh, ci è venuto in mente di riproporre una, una cultura ormai a Montalcino dimenticata, che era il tabacco, il tabacco da sigaro. Al momento attuale abbiamo 3.000 metri in prova per quest'anno e stiamo raccogliendo in questi giorni il, il tabacco verrà... Eh, portato a elessicazione in un'azienda eh, tabacchicola della zona per poi andare in manifattura e per poter fare un, un sigaro a marchio coldorcia si spera. Sarà quindi come eh, tutto quello che viene coltivato a eh, coldorcia un eh, sigaro biologico, un tabacco biologico? Sì, sarà un sigaro biologico dove la, la certificazione eh, usuale arriva fino alla cultura, quindi sarà un tabacco da agricoltura biologica e dove per la certificazione successiva dovremo ricorrere a un disciplinare privato per, con una tracciabilità certa e certificata per arrivare ad avere un sigaro a marchio col dolce. A proposito eh, di quanto dicevamo prima con il Conte, eh, anche miele a coldorcia? Sì, sì da quest'anno abbiamo introdotto 25 famiglie di, di api, quest'anno la, la produzione del miele non è stata eh, di grande quantità, eh, un po' tutto il territorio di Montalcino ha sofferto la siccità estiva eh, e quindi anche le fioriture si sono, sono state ridotte quindi anche le api hanno lavorato di meno però in futuro ci sarà un miele coldorcia e comunque Col coldorcia non, non si ferma qua eh, nei prossimi anni continueremo la reintroduzione di vecchie varietà e di vecchie culture eh, perché eh, è, un, è un motivo di Col coldorcia quello di ritornare alla vecchia fattoria di un tempo.